Bentornati amici di Obiettivo News, continuiamo il nostro format 2-4 ruote passione motori. Siamo partiti la scorsa settimana dal trial, passiamo adesso alla velocità. Abbiamo qui con noi ospiti Valerio e Matteo De Stefanis. Valerio è un veterano delle corse di un tempo, campione nel 1992 della Sport Production e dal 92 al 94 Superbike Italia e nel 93 hai preso parte al mondiale della Superbike e tuo figlio che è il tuo successore. Grazie, Benvenuti. grazie per averci invitato. Cosa vuol dire avere un figlio che prende e vuole seguire le orme del padre? Innanzitutto sono contento per lui che sta facendo uno sport che gli piace. Sì, tanti dicono che insomma, avere un genitore può aiutare, ma non è vero. Almeno in parte, ecco, perché comunque negli sport individuali devi avere carattere, determinazione. E lui le ha. Adesso vediamo, abbiamo iniziato Non l'anno è tanti scorso. anni che hai iniziato a correre nel mondo della velocità. Hai iniziato lo scorso anno, nel 2021. Sì, allora ho cominciato verso inizio 2021 con la nostra moto, Kawasaki 400, dove ho imparato, diciamo, a cambiare le marce, un po' come funzionava la moto nella nostra pista lombarda. E poi da lì abbiamo visto che comunque stava andando abbastanza bene, quindi abbiamo deciso di fare in quell'anno lì qualche gara, mi sembra due o tre delle tre proprio quest'estate. E boh, sono andate abbastanza bene, essendo le mie prime gare. E quindi l'anno dopo, nel 2022, l'anno scorso, abbiamo deciso di buttarci nel ciclo Subito, così per non perdere tempo. per togliere Ma subito tutta la malizia del principiante, per farsi far farti le ossa comunque soprattutto all'interno. per vedere se ci sono le qualità, perché comunque bisogna andare a correre dove c'è la gente forte. E un po' all'inizio era un po', ci ho pensato su un bel po' prima di portarlo al CIR, perché esperienza zero, circuiti importanti. Circuiti internazionali, Imola, Mugello, Misano, Vallelunga. Però ho detto dobbiamo andare perché se continuiamo ad andare nelle pistine non impariamo niente. Le prime gare lo sapevo, insomma. Però c'erano queste qualità che dovevano venire fuori. Al di là che l'ho inserito in una squadra dove l'hanno trattato meglio di un figlio, ecco. L'hanno gestito benissimo, non gli hanno fatto pressione, l'hanno seguito in modo maniacale e l'hanno aiutato molto. E quindi da lì ha iniziato a prendere fiducia sulle qualità che aveva nascoste, ma io le vedevo. E siamo arrivati a Imola, all'ultima pista difficilissima, senza averla mai vista, e quindi abbiamo chiuso a metà classifica. Ma soprattutto a 20 secondi dal primo, Quindi del grandissimo, che un per buonissimo lui, risultato per per la sua essere esperienza, vuol dire tanto. Quindi quest'anno sicuramente faremo bene, facciamo meglio, ecco, sicuramente. quest'anno vi vedo con delle magliette Yamaha, si passa. Quest'anno è una bella scommessa, perché avevamo la possibilità di fare il trofeo 660. Ma era un team distante e me l'avrebbero trattato benissimo, però naturalmente era un budget che Sì, perché ricordiamo che le gare comunque di velocità costa. costano. Quindi dobbiamo fare per le forze che abbiamo. Abbiamo optato così con Davide, mio amico, che è una concessionaria Cirié, siamo amici dai banchi delle medie. E sapeva che lui iniziava a correre, ha detto cerchiamo di fare qualcosa insieme. E così lui ci dà la moto, noi prendiamo il kit, poi avremo un ragazzo che anche lui è esperto nelle gare, sempre del canavese, Diego, che me lo seguirà. Abbiamo già qualche partner
certo, che ci darà una mano a livello di amicizia, ecco. Però insomma, certo che se arriva a darci una mano sostanziosa può crescere più in modo migliore. Vediamo. Cosa ti aspetti da questo nuovo campionato, da questa nuova avventura? Allora, è da ormai un paio di mesi che sono felicissimo di cominciare, che abbiamo vinto anche la nostra moto d'allenamento, quindi è da un po' che non sto andando, veramente non riesco più a resistere. E comunque, dai, vedendo le ultime due gare di quest'anno, che c'è stato il miglioramento più grande, diciamo, in tutte le gare del campionato, mi aspetto sicuramente di andare molto meglio e quest'anno sono affiancato anche a persone che mi daranno una mano grandissima, quindi sono contento. Nel campionato, in questo nuovo campionato, siete tanti, immagino, giovani, perché deve essere un trampolino di lancio per le nuove generazioni. Che rapporto c'è anche poi effettivamente tra di voi? Perché poi ovviamente, come in tutti i contesti, possono nascere anche rivalità che poi sono quelle che ti spronano a dare il meglio. Sì, certo. Allora, di amicizie vere e proprie non credo che si possa parlare veramente in quell'ambiente, però sicuramente si incontrano moltissime brave persone, anche avversari molto volentieri. Ad esempio, l'anno scorso noi avevamo un gruppetto dove di solito ci trovavamo la sera per parlare un po' di come è andata la giornata, anche se poi in pista siamo a tutti gli effetti rivali. E quindi questa è anche una bella cosa, una cosa in più che ti fa venire voglia di tornare di nuovo a correre. Certo. Il tuo pilota preferito? Il mio pilota preferito? A parte tuo papà? A parte mio papà? Non ci ho mai pensato, però... Cioè non hai un... No, un idolo, comunque un pilota che dici, vorrei diventare come lui. Ah, senza dubbio Valentino Rossi. Vabbè. Un po' come sì, però diciamo un punto di riferimento che viene molto spesso preso di mira. Sì, certo, Valentino Rossi e Valentino Rossi. Ma bisogna ricordarsi che Valentino Rossi ha più o meno esordito quando ho iniziato a correre io. Negli anni 90, 91, lui diciamo che non ha fatto il percorso che ho fatto io in salita, perché qua per iniziare a correre bisognava iniziare in salita, dove mi è servito tantissimo, soprattutto per le pronti via, dove la gara in salita è cortissima e devi dare subito tutto. Valentino Rossi non vinceva nella 125, c'erano dei ragazzi dove erano decisamente più forti. Me lo ricordo bene perché c'ero anch'io. Poi dopo lui è maturato, la maturazione di un pilota non è... Ci sono tantissimi ragazzi che da giovane vanno fortissimo. Poi si perdono per strada, a volte anche per i problemi di budget, diciamo, certo. Molte volte. Per sì, molte volte budget, vanno avanti dei piloti ma che con hanno... delle qualità immense, dei ragazzini con delle qualità veramente... Però anno per anno devi sempre mettere in conto di raggiungere un budget adeguato per poter anche farlo al risparmio, però comunque costano, perché c'è le gomme. Innanzitutto le trasferte, che devi stare via 3-4 giorni da casa, circuiti tutti distanti, e comunque non solo le gomme, proprio l'iscrizione al campionato, i test. Noi tutte le volte che andiamo a fare un test dobbiamo stare via almeno 2 giorni, sì. E dobbiamo andarlo a fare a Misano, a Mugello, però ce la mettiamo tutto e cerchiamo di andare avanti. Adesso quest'anno siamo carichi, sicuramente la Yamaha punta tantissimo su questi trofei. E poi andiamo a fare una categoria che è un po' la categoria del futuro, che andrà a sostituire la 600. Sono tutte moto bicilindriche, dove non hanno cavalli tantissimi. Sono moto che comunque hanno già una buona ciclistica,
e lì inizi a vedere se il pilota inizia a avere delle qualità importanti. Sì, diciamo che si vede se il pilota a emergere, che fa la differenza rispetto sicuramente, agli altri. Sicuramente, devo dire che sul 300 lui ha imparato tantissimo, perché è una moto che non devi frenare il meno possibile, certo. Farla correre tantissimo. E poi soprattutto i regolamenti, devo dire che oramai con la tecnologia, con le flange, riescono a livellare abbastanza le prestazioni delle moto, tant'è vero che loro il gruppetto si formano dei gruppi e poi la gara arriva alla fine così. Sì. E sicuramente quella del trofeo è un'altra categoria dove le moto praticamente sono tutte uguali, perché hai un kit dove ti viene fornito dalla Yamaha. Una volta montato quel kit lì, la moto è pronta per correre, non puoi fare assolutamente niente di più e niente di meno. E quindi vengono fuori le qualità del pilota, le qualità, insomma, sono campionati importanti dove sia le case che... E poi è una buona pubblicità anche per le concessionarie, perché comunque avere un pilota cioè, ti aiuta a crescere, anche a dare più informazioni al cliente, certo. Perché comunque mettendo la moto un po', portandola al limite, riesci a conoscerla meglio, quindi riesci anche a dare più informazioni al cliente che entra in concessionaria. Quindi è una cosa importante sia per noi, la mano che ci dà, ma anche per la concessionaria stessa, che sono stimolate a fare bene, no? Certo. Fare bene e venire a conoscere il prodotto, dove senza le gare a volte sì. Non sanno neanche che cosa vendono. Quindi certo. Alla fine è una cosa interessante. Il tuo circuito preferito di questi che hai visto, comunque tutti circuiti molto prestigiosi, teatro di gare anche della MotoGP, dei mondiali più importanti? Allora, quest'anno non ho avuto proprio un circuito preferito, però uno in cui mi sono trovato sicuramente meglio è stato il Mugello, perché a parte il fatto che si facevano due gare, ho avuto proprio la possibilità di vedere il miglioramento che c'è stato dalla prima gara alla seconda, che è stato sicuramente molto grande e che mi ha dato molta fiducia anche per far bene a Imola, l'ultima gara, dove è andata molto bene anche quella. E come circuito direi sia Mugello che Imola sono i miei preferiti. Il tuo obiettivo di quest'anno? Allora, il mio obiettivo di quest'anno è fare del mio meglio e cercheremo di provare ad arrivare nei primi 5 per provare a partecipare all'ultima gara in Spagna, che è comunque sarà l'obiettivo di tutti, quindi certo. Ce la metteremo tutta e se ci riuscirò sarò molto contento. Noi te lo auguriamo, vi ringraziamo di essere stati i nostri ospiti. Grazie. Torneremo sicuramente. Vi aspettiamo più in là, avanti con il campionato. Anzi, sicuramente i primi di aprile faremo la presentazione della squadra, dove ti inviteremo. Grazie. E così potrai avere delle info migliori, diciamo. Certo, che sì, adesso siamo a inizio. La prima di campionato sarà il 15 aprile, iniziamo con Misano. Poi ci sarà Vallelunga, poi torniamo a Misano, oltretutto sarà, no, forse Mugello. Adesso, comunque la prova di Misano dovrebbe essere con il Mondiale Superbike. Ah, quindi una vetrina. Quindi è una vetrina importante dove le case ci tengono. Certo, la Superbike ha sempre inserito comunque anche sì, campionati sì. Minori all'interno del suo... E poi a ottobre ci sarà la finale dei primi 5 europei, perché il campionato si sviluppa a livello europeo, sì. Prenderanno i 5 di ogni nazione e andranno a fare la super finale in Spagna, sempre col Mondiale Superbike. Bellissimo, in bocca al lupo, grazie di essere stati con noi. Noi amici ci rivediamo la prossima settimana con una nuova puntata di 2-4 ruote, passione motori. Grazie.